Oggi ragazze ho una giornata bella bella piena di appuntamenti, tra l'altro tutti in posti super lontani tra loro. Quindi adesso ci prepariamo insieme, devo fare un make-up che duri per bene anche perché fuori diluvia. Abbonderemo di setting spray. La base l'ho già praticamente finita, andiamo semplicemente ad aggiungere un po' di contour solito di Patrick Ta. Comunque oggi sono super felice perché finalmente dopo 2 settimane mi sono degnata di tornare in palestra. Ho passato 2 settimane di nulla facenza, cioè in realtà, mia discolpa, posso dire che ho viaggiato un sacco e quindi mi veniva un po' difficile allenarmi, anche se in realtà dentro a tutti gli hotel in cui sono stata c'era la palestra. Però non avevo voglia di allenarmi. E in più avevo malissimo ai quadricipiti. Tra l'altro stavo pensando che nel giro di 2 settimane ho preso 6 aerei. Follia. E venerdì riparto perché praticamente per Pasqua volevo tornare a casa a Genova. Quindi l'altro giorno chiamo i miei genitori e insomma li informo del fatto che avrei voluto passare Pasqua con loro come tutti gli anni. Loro mi rispondono che si stavano preparando per andare in Spagna dove hanno deciso di passare Pasqua. Grazie per la considerazione, mamma, non mi avevano detto niente. Quindi ho preso un volo, o meglio, devo prendere un volo, tra l'altro mi devo sbrigare perché venerdì parto e li raggiungo. E sono super contenta perché andremo a Madrid e ci credete che non sono mai stata a Madrid, ma neanche Barcellona. L'unico posto in cui sono stata in Spagna è Marbella, dove sono stata diverse volte. Per il resto non ho visto nient'altro. Quindi sono molto molto felice di andare a Madrid. Intensifico con la polvere. Ora per gli occhi facciamo qualcosa di molto semplice. Volevo provare questa palettina di Kylie. Mi hanno dato a Los Angeles, non l'ho ancora provata, quindi partiamo con questo rosino cipria. Facciamo proprio una sfumatura semplice semplice per dare un po' di profondità all'occhio. Poi proseguiamo con questo color borgogna scuro stupendo che metto nella parte finale dell'occhio e sfumiamo. Vado un pochettino anche sotto e direi che si concludono così i nostri occhi. Passiamo al mascara. Sapete cosa? Oggi mi sa che lo voglio mettere marrone. Lo amo, raga, cioè il mascara marrone è stupendo. Adesso proseguiamo con le labbra. Utilizzo questa Lip Master di Mulac. La colorazione è la 08, un bel rosatino. Dentro ci andiamo con Pink Me Up at 8, che è di Kylie. Adesso passiamo al fit. Sta diluviando, quindi in realtà non dovrei forse mettere una gonna, però io la voglio troppo mettere, quindi partiamo con questa gonnellina di Burberry. Tra l'altro è super pesante, magari sotto mettiamo le calze. Sopra ci andiamo con una bella lupetto nera. Ed infine Amphibie. Perfetti per la pioggia. Ok, devo dire molto molto cute. Ho aggiunto anche la Mi Tote di Dani, assolutamente la mia borsa preferita tutti i giorni. E adesso aggiungiamo anche un po' di profumo dentro di Givenchy. E si va, vi aspetto sui G. Ciao!